A Palazzo Battiferri ad Urbino, sede della Facoltà di Economia dell'Università Carlo Bo, l'EBAM, l'ente bilaterale artigiano Marche, ha presentato nei giorni scorsi un report che fotografa lo stato di salute del comparto artigianale marchigiano, analizzando le dinamiche del secondo semestre 2018 e previsioni per il primo semestre del 2019. Abbiamo un 2018 che ci segnala alcuni riferimenti e arretramenti da parte delle imprese, ma abbiamo un 2019 che ha segnali positivi. Questi segnali positivi derivano principalmente da un consolidamento delle assunzioni e dagli investimenti. Questa è una fase molto importante per le imprese, perché alla luce anche di una retrocessione da parte dei conti pubblici nazionali, un'economia che segnala alcuni problemi di arretramento per quanto riguarda le nostre imprese, quindi per le piccole imprese che sono il motore portante dell'economia marchigiana, non dimentichiamolo, è importante ovviamente avere anche degli strumenti che possano favorirne sia l'occupazione sia la ripresa della competitività. L'inizio promettente del 2019 però non deve trarre in inganno. Sono diverse le evidenze critiche che il campione di 600 imprese prese in esame presenta. Congiuntura negativa, difficoltà a rivolgersi al mercato estero e forza lavoro di migrazione sono alcuni dei parametri presi in considerazione. L'occupazione aumenta, per la verità, soprattutto sugli impiegati e sugli apprendisti, diminuisce lievemente sugli operai. Che vi devo dire? Il problema è un problema complicato, perché poi le aziende artigiane soffrono delle vicende legate alla mancanza di credito, quindi di poter fare anche investimenti di una certa importanza sul rinnovamento del tecnologico e sulla possibilità, che è quella forse la più importante, di cercare di aggredire i mercati esteri, perché abbiamo notato più in generale su tutto il settore economico produttivo della regione che laddove esistono forti penetrazioni nelle esportazioni ci sono delle risposte positive anche in termini economici oltre che occupazionali. Da sempre alle imprese artigianali marchigiane viene riconosciuto il ruolo di motore trainante dell'economia e di assorbire maggior forza lavoro rispetto ad altri comparti, ma il 2018 è stato un anno in cui i settori storici come calzaturiero e distretto del mobile e la ristorazione segnano una pesante battuta di arresto, mentre la meccanica ed il terziario sono con un segno positivo. L'artigianato si proietta nel 2019 con buone premesse, perché i nostri artigiani, pur essendo sempre molto cautelosi, hanno dato delle indicazioni che ci danno speranza. Nel senso che la seconda parte del 2018 non è finita come è andata nella prima parte, ma proiettandosi per la prima parte del 2019 c'è una prevalenza di aspetti positivi rispetto a quelli negativi. Un po' delle difficoltà